Allora, io sto sull'orlo di una crisi di nervi, vi dico te la verità, sono sull'orlo di una crisi di nervi. Allora, siamo qua a commentare gli ennesimi punti persi della stagione, perché il campionato è iniziato da pochissime giornate, ma noi stiamo collezionando problemi in campionato. In Champions abbiamo giocato una partita clamorosa col PSV, abbiamo fatto una partita incredibile, straordinaria, in cui ci siamo fatti rispettare, siamo riusciti ad avere una capacità, insomma, clamorosa stasera contro il Napoli, la Juventus immobile, innocua, una Juventus timida. Allora, io non so cosa ci succeda esattamente in campionato nelle ultime giornate. Già con la Roma abbiamo visto problemi, con l'Empoli abbiamo visto problemi, stasera con il Napoli mi aspettavo una partita completamente diversa, cioè, e quindi siamo qua un pochino per commentarla, perché adesso, voglio dire, mi dispiace ragazzi, ma purtroppo, bisogna cominciare a prendere un pochino atto di quello che siamo diventati, perché comunque è ancora presto per dar giudizi, però dobbiamo cominciare a muoverci. Allora, non puoi permetterti di perdere punti così, per tre partite di fila. Sono tre partite di fila che perdi punti, questi sono punti che tu non riprenderai, ok? Perché lì davanti c'è una squadra come l'Inter che te fa minimo 90 punti quest'anno, quindi se vuoi lottare per lo scudetto, e tu devi lottare per lo scudetto, perché dopo il mercato che abbiamo fatto, purtroppo l'obiettivo della società è quello attualmente, quindi deve essere quello, tu certe partite le devi risolvere. Allora, la Juventus stasera, possesso, tanto possesso, tanta gente con la palla, velocemente, palloni veloci, questi scambi molto armoniosi a centrocampo, poi nei momenti in cui devi fare qualcosa di concreto non lo fai. Sembra di rivedere Sarri. Sarri faceva la stessa identica partita, all'interno della quale palleggiava molto bene, quindi si vedeva sto gioco evidentemente bello da vedere. Infatti Thiago Motta, secondo me, a livello estetico, bella gara comunque. Il problema è che Sarri c'aveva Ronaldo lì davanti che gli risolveva i problemi, cioè bastava mettere un pallone davanti all'area e Ronaldo faceva gol. Noi di gente che ci risolve i problemi non ce li abbiamo attualmente, quindi devi puntare tutto sul gioco e sperare che te vada bene. Il gioco di Thiago Motta a me piace, per me è un ottimo allenatore, lo continuo a sostenere, ma adesso sta perdendo un po' troppi punti. Cioè è la terza partita di fila in cui noi non riusciamo a sbloccare il risultato, è la terza partita di fila in cui noi perdiamo punti in maniera inutile, eppure in campo ci abbiamo avuto giocatori di tutti i tipi, cioè c'è Yildiz, c'è Koopmeiners, c'è Nico Gonzalez, c'è Cambiaso, c'è Vlahovic, c'è giocatori che l'anno scorso, tranne Yildiz, Vlahovic e qualcun altro, l'anno scorso non aveva nessuno, noi non avevamo, noi l'anno scorso magari avessimo avuto i giocatori che mo fortunatamente siamo riusciti a comprare. Quest'anno siamo riusciti a comprare due giocatori come Koopmeiners e Nico Gonzalez, tutti e due stasera flop. Cioè flop totale, ragazzi, di tutte e due. Prestazioni che non hanno senso di tutte e due. Nico Gonzalez scampa cavallo, salta un uomo manca a pagarlo, stasera niente. Koopmeiners non si sa dove gioca, lo trovi dietro, lo trovi davanti, lo trovi dietro, lo trovi davanti, non sa dove prende il pallone. Cioè Yildiz prova a fare qualcosa, ma giustamente io non mi posso appoggiare su un ragazzino di 19 anni, quando comunque ci sono persone, ci sono 11 persone, 10, non fanno niente e questo si deve inventare la giocata. Cioè io mi sono veramente stufato di vedere queste prestazioni. Cioè io la prestazione la apprezzo, perché comunque la apprezzo, però bisogna essere oggettivi, la Juve deve vincere, ragazzi. Cioè la Juve non ha speso 200 milioni di euro per arrivare quarta un'altra volta, te lo voglio ripetere un'altra volta. Perché sembra che quando si dica sta cosa c'è sempre un attenuante. Purtroppo noi quest'anno attenuanti ne abbiamo poche. Perché comunque abbiamo cercato di ricostruire la squadra. Perché la squadra dell'anno scorso faceva schifo, punto. Non era una squadra da Juventus e lo sappiamo tutti. E chissà come abbiamo vinto quel trofeo finale con la Coppa Italia. Quest'anno mi ero illuso che con una squadra diversa e con un allenatore con delle idee comunque più efficaci, comunque un'idea. Diciamo, Thiago Motta, secondo me, c'ha delle idee veramente ottime. Me l'ho illuso che potessimo, non dico vincere tutte le partite, ma almeno avere dei risultati in fila come si deve. Qua non vedo niente. Cioè, io vedo una squadra che fa fatica, una fatica immensa, enorme, a prendere palla, a portarla lì davanti, si ferma così col pallone. Il Napoli non è tutto sto squadrone, eh. Cioè, il Napoli non è tutto sto squadrone clamoroso che mi dite nei messaggi. Cioè, sì, è una buona squadra, tutto quello che ti pare, ma pure loro hanno un allenatore nuovo. Eppure loro hanno avuto i loro problemi. Hanno perso comunque Osimhen, che comunque è un attaccante che secondo me è uno dei migliori al mondo per capacità. Cioè, il Napoli sì, c'è una bella squadra, ma secondo me noi siamo più forti del Napoli come rosa. Siamo più forti. Poi vedo che entriamo in campo e facciamo sempre il suo solito gioco di possesso.
palla di qua, palla di là. A me non interessa tenere il possesso per 80, per 80 minuti su 90 e poi non riuscire a mettere dentro sto pallone a fare vincere la partita. Siamo sempre lì. Il gioco conta all'interno di una squadra, ma alla fine puoi giocare pure bene, ma se alla fine della partita hai perso punti, i tifosi vogliono sapere perché hai perso punti. E quindi bisogna rivedere qualcosina, perché comunque anche Vlahovic deve dare un attimo una ripresa, perché Vlahovic attualmente è un qualcuno che ci fa giocare con nome in meno, tocca un pallone Vlahovic. Vlahovic non tocca una palla. Cioè, è un giocatore che sta lì, aspetta che arrivi la palla, tu te devi fare indietro, devi andare aiutare la squadra, non devi andare sempre in profondità, non ci sono palle lì. Quindi devi cercare un attimino di giocare un pochino in maniera differente. Poi, siamo a inizio stagione, è presto, le squadre di Motta piano piano, poi io sono sicuro che lui troverà il modo di avere continuità. Però ragazzi, questa è una partita dove devi vincere, sta a casa tua, sta a Torino col Napoli. Punto, la devi vincere una partita del genere. Poi ci sono stati degli episodi contro, ne parleremo domani, ne ce ne parliamo. Tipo quel giallo a Thiago Motta, che non so dove eri, sarà stato pagato da Marotta probabilmente. Perché per il resto non so che dire, ma cominciamo ad avere problemi perché sono 3 gare di fila che tu mi perdi punti in campionato. Che cosa stai facendo? Vogliamo arrivare terzi e quarti un'altra volta? Hai speso 200 milioni di euro per arrivare terzo e quarto o l'hai spesi per vincere lo scudetto? Ragazzi, palese palese, punto. Io non devo nascondere le cose. Io Motta lo giudico un signor allenatore, un ottimo allenatore, ma comunque deve cambiare qualcosa. Ad esempio, io penso che con i centrocampisti che noi abbiamo sarebbe meglio giocare a 3 a centrocampo, perché Koop Meiners lì davanti in quel modo non si può usare. Cioè, non si può usare, è fuori luogo, non riesce ad esprimersi. L'abbiamo pagato 60 milioni. Punto, questo non riesce a fare un tiro che sia decente, non riesce a fare nulla, quindi devi cercare un modo per farli coesistere in maniera diversa. Io passerei a un 4-3-3, sinceramente parlando, ma stringerei un po' gli esterni e passerei a un 4-3-3 col centrocampo a 3 con Koop Meiners mezzala, perché averlo lì davanti che sta un po' ovunque a me non serve a niente, sinceramente parlando. Cioè, fase di copertura pessima perché abbiamo subito un sacco e abbiamo subito. Cosa vi devo dire? Rispetto alle altre partite abbiamo subito molto di più questa volta. Quindi io stasera, veramente, ragazzi, cioè, salvo il 10% di quello che ho visto, perché cioè, a me vedere possesso sterile dalla mattina alla sera senza motivo non mi va, ve lo dico sinceramente. Poi ognuno ha le sue priorità, ci mancherebbe altro. Se a voi se c'è sta gente che mi dice io mi emoziono e mi eccito col possesso, bene. Benissimo, cioè, fa quello che ti pare a te. Io personalmente non sono così e quindi di conseguenza cioè, ragioni in maniera differente. A me non piace questo modo che stiamo intraprendendo. Cioè, perdiamo punti, ragazzi, perdiamo punti in maniera esagerata. Mi sembriamo una banda dei ragazzini dei 15 anni che giocano a calcio e non riescono a trovare la porta, te lo dico sinceramente. Cioè, questa situazione sta diventando irritante, almeno per me è diventata irritante. Poi ognuno la vede a modo suo, ci mancherebbe altro. Io non mi metto a fare polemiche e casini ogni 5 minuti, però sinceramente parlando, io sono arrivato al punto in cui veramente mi sono stufato. Ve lo dico sinceramente, di vedere queste prestazioni. Cioè, stiamo a settembre, vedete di mettere un pochino de grinta dentro la partita perché non ci siamo, eh? Io voglio vedere meno possesso e più gol. Fatemi sapere.